Ok, ciao a tutti. Oggi andremo a potare e rinvasare questo ficus ginseng. Questo è il tipico bonsai, anche se tecnicamente non può essere considerato un bonsai, adesso poi vi spiegherò il perché. Però è il tipico bonsai che si trova, diciamo, nei centri commerciali e nei vivai, quindi immagino che molti di voi l'avranno comunque in casa. Allora, non è tecnicamente un bonsai per un semplice motivo. È una radice di ficus, che è praticamente il tronco, tutta questa linea qua del tronco, è ginseng. I rami invece, questi, sono innesti di ficus. Ficus retusa, dipende un po', penso ficus retusa comunque. Infatti qua si può vedere, facendo un paragone tra i due rami, come questo sia l'innesto e questo invece sia un ramo di ginseng. Infatti vedete che le foglie sono proprio diverse. Abbiamo, diciamo, la foglia tipica del ficus, che è questa qui piccolina ovale, e questa che è una foglia molto più grande, che è una foglia di ginseng. E anche, diciamo, si può vedere come questo ramo qui esca proprio dal tronco e quindi è proprio del ginseng, mentre tutti questi rami qua comunque si vede il taglio dell'innesto. Sono quindi innesti di ficus o radici di ginseng. E comunque oggi andiamo a rinvasarlo, perché è molto importante rinvasare soprattutto questo tipo di bonsai da centro commerciale, perché e come potete vedere la terra non è terriccio bonsai, ma solitamente è torba o addirittura sfagno e basta. Insomma, un terreno che diventa molto compatto e difficile poi da annaffiare, è impossibile da concimare e rischia di far marcire poi le radici, che poi in un vaso così piccolo per una pianta così grande diventa un problema. Quindi ho preparato un vaso leggermente più grande, ci ho messo dentro un terriccio granulare e adesso andiamo a fare il rinvaso, dopodiché farò anche una potatura. Allora, prima cosa andiamo a togliere, diciamo, tutte queste foglie secche e poi andiamo a tirar su questo ginseng dal vaso. Premetto che avevo già fatto una specie di, più che rinvaso, falso rinvaso, avevo messo un po' di terriccio nuovo, perché madonna se pesa anche questo. E come vedete il terreno sotto è terribile, ci sono proprio compatto, non dà praticamente niente alle radici purtroppo, e quindi ora lo vado assolutamente a cambiare. Poi non so qua cosa stia succedendo, però vabbè, lo vado a mettere direttamente. Sto tolgo un po' di questa torba qua in cima. Ok, e lo vado a mettere direttamente dentro un nuovo vaso. Vado a spingere per bene giù. Ok. Attenzione che sia centrato. Ok. In questo caso non sono andato a districare le radici, perché in un terreno così compatto rischierei di andarle a togliere tutte completamente e dopo la pianta andrebbe sicuramente in sofferenza e non va bene. Ok. A questo punto rimbocchiamo di substrato. E poi il rinvaso è già bello che ho fatto, niente di difficile.
so che questa pianta aveva assolutamente bisogno di un rinvaso, perché quest'inverno aveva perso molta foglia, un po' perché comunque, essendo inverno ed essendo questa una pianta tropicale, non era abituata al fotoperiodo e quindi con molto buio ha dovuto scartare anche buona parte delle foglie. E poi anche un po' complice il terreno, che insomma non era al massimo. Quindi spero che quest'anno si riprenda e possa stare un po' meglio. E sicuramente un bel rinvaso non fa che aiutare la situazione. Ok, andiamo a compattare il terriccio spingendolo giù. Ok, e direi che come rinvaso ci siamo. Ok, andando a potare vado innanzitutto a togliere questo ramo di ginseng che è sbucato qua. E non tanto perché non mi sarebbe utile, ma più che altro perché, essendo un innesto, non avrebbe senso avere dei rami con delle foglie completamente diverse. Comunque questo è un sempreverde, quindi insomma si noterebbe abbastanza la differenza. Guardate queste foglie come sono grandi, queste come sono piccole, cioè non ci starebbe proprio a dire niente. Ok, adesso vado a tagliare tutti quei rametti che ormai sono morti, che vengono via anche solo spezzandoli con un dito. Questo. Sì. Guardate, sì, vengono via proprio con un dito. Anche qua dietro c'è un altro germoglio di ginseng che vado a tagliare. Io non so voi, ma non mi era mai capitata una cosa del genere con altri ficus ginseng, che mi facesse un ramo di ginseng. Ma beh, è stata una cosa interessante, dimostra bene come questi in realtà siano appunto degli innesti, non siano, diciamo, veri e propri bonsai, ma possono comunque essere bonsaizzati in qualche modo ed essere comunque molto belli, perché questo comunque ha un piede bello grosso, ha un tronco bello grosso, un bel movimento, e come bonsai da interno ci sta. Ovviamente ricordo che questo è un bonsai da interno perché sia il ginseng che il ficus sono
piante tropicali e che quindi d'inverno morirebbero fuori, qui da noi. E quindi vanno tenute in casa durante tutto il periodo invernale, mentre diciamo tarda primavera e estate si possono tranquillamente tenere fuori, perché tanto le temperature sono giuste, basta annaffiarli e poi stanno bene anche qua. Avevo anche una mezza idea di andare a tagliare proprio questa parte apicale completamente, ma penso che se lo vorrò ancora fare lo farò nella prossima stagione, diciamo magari ad ottobre, ma comunque vedrò come si comporta intanto quest'anno, visto che l'inverno l'ho un po' sofferto, e poi valuterò il da farsi. Ok, non vado a potare questi nuovi germogli perché sono nuovi germogli, prima cosa, quindi non hanno abbastanza forza. E poi comunque non ha tantissime foglie adesso, quindi non vado a togliergliene altre, soprattutto adesso che comunque siamo in primavera, avrà bisogno di fare altre foglie e avrà bisogno di prendere energia dal sole, quindi ha bisogno di tutte queste foglie. Ok, quindi direi che anche per la potatura è tutto. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo nel prossimo. Lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale per vedere tutte le evoluzioni dei miei bonsai. E per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!